Papà, quante volte l'abbiamo sentito? È comoda la vita del papà rispetto alla mamma che alleva all'atto, sta con i figli, dedica la vita al pago, eccetera, eccetera. Certo, è vero, il padre in passato ha un po' vivacchiato. Pensiamo ad esempio alla gravidanza. 9 mesi in cui la madre, tra visite, ecografie, privazioni alimentari, peso che aumenta, stress, sbalzi d'umore, eccetera, eccetera, fa una fatica bestiale. La fa tutta la mamma e l'uomo, il padre. Che fatica fa? Si diverte quei 20-30 secondi, ci mette quel minimo di manodopera. Manodopera necessaria, e poi che succede? Da lui il cognome al figlio, alla figlia, per legge, e la mamma niente, a meno che non lo chieda espressamente. Le faccio un esempio, Valli. Sì. È come se tu sei Michelangelo, con un blocco di marmo davanti, devi scolpire il David, ti manca lo scalpello. Arriva uno, mettiamo il caso, si chiama Giulio, e fa: tieni Michelangelo, ti do il mio scalpello. Allora Michelangelo prende lo scalpello di Giulio, colpisce il Davide, ci mette 3 mesi, una fatica bestiale, bellissimo, un capolavoro, tutti vengono a vederlo e dicono: bellissimo, come si chiama? È il Davide di Giulio. Come Giulio, scusi, e l'ho fatto io, dice Michelangelo, quello ci ha messo lo scalpello, che senso ha? Non ha senso, è così e basta, ragazzi, e la paternità e la maternità sono così. Però questo privilegio del papà ha anche un lato negativo, perché al padre alla fine ci si è sempre aspettati di meno, gli si è sempre chiesto di fare di meno, perché se un padre è assente, gli si concedono 1000 attenuanti, hanno il lavoro, gli impegni, deve campare la famiglia, e nella famiglia appunto è sempre un po' in secondo piano. Quando vedi un bambino piccolo, ti aspetti sempre che nei paraggi ci sia la mamma, vedi un bambino con un uomo e pensi subito: lo rapito, chiamo la famiglia. E quando poi, ragazzi, le cose della coppia vanno male, diciamoci la verità, 9 volte su 10 il torto se lo becca il padre, ed è quello che deve fare più sacrifici e più fatica per continuare a vedere figli e figli. Ma nonostante questo abbiamo tanti padri ai quali, per fortuna, questo ruolo secondario va stretto. Padri che hanno capito che in coppia si lavora in due, e non parlo di quel lavoro con lo stipendio, ma di quel lavoro silenzioso e mai abbastanza celebrato, che è l'essere genitore. Bravo. E quindi a tutti questi uomini che nel 2021 hanno ancora il coraggio di essere padri, io voglio dire grazie.